Alla festa di Fidal Brescia non può mancare assolutamente Fidal Lombardia e non può mancare il presidente Gianni Mauri. Ciao Gianni, benvenuto. Senti, oggi si festeggia Fidal Brescia e il gruppo giudici di Fidal Brescia, una grande comunità amica che aiuta molto anche Fidal Lombardia. Sì, la realtà di Brescia è sotto gli occhi di tutti, no? Va citato anche l'impegno dell'amministrazione comunale che ha creduto nel nostro sport in maniera molto importante. Ricordiamo l'impianto del San Polino, un impianto nuovo, è stato riattivato l'impianto lo storico impianto del Calvesi, dove Sara Simeoni fece il primato del mondo del salto in alto. A breve si inizieranno i lavori per l'impianto indoor, quindi qui è una realtà dove si respira un'atletica del fare, e quindi come comitato regionale oggi la presenza mia come presidente di Fidal Lombardia, ma anche dei consiglieri di presidenza Riva e Frigeri e del consigliere Soffientini, oltre che tua, perché non dimentichiamocelo, sei il nostro vicepresidente, testimonia questa attenzione. Il gruppo giudici di Brescia è molto importante perché è anche un gruppo, come dire, jolly, che spesso interviene sul Mantovano e neanche in altre realtà, perché l'attività lombarda è vastissima. Lo ricordo, noi ci sono weekend dove tocchiamo punte di 17-18 gare in un weekend, e quindi coprire con i giudici tutte queste manifestazioni non è da poco. Quindi il nostro grazie grande va veramente a tutti quanti lavorano e credono in questo progetto che fa sì che l'atletica della Lombardia sia la migliore atletica di comitato regionale in Italia. I dati lo dicono per noi, per numero di manifestazione, per numero di atleti azzurri, per numero di matricole azzurre, per titoli italiani di società conquistate e tanto altro, la vittoria nella finale nazionale dei cadetti e tante altre aspettative e iniziative sia tecniche che organizzative, il nostro centro studi, insomma ci sono tante cose di cui andiamo orgogliosi ma che vogliamo sempre più migliorare. La ciliegina sulla torta è stato il progetto Talento, quest'anno abbiamo toccato un record di 75.000 euro di borse di studio, sono numeri che ci inorgogliscono ma che ci stimolano anche a cercare di migliorare sempre di più, perché l'atletica della Lombardia, questa mattina eravamo a Cremona, una bellissima festa dell'atletica regionale, dell'atletica cremonese, i nostri giovani sono veramente speciali e meritano il massimo del nostro sostegno. Come speciale il nostro presidente, iniziamo l'ottavo anno assieme, io sono orgogliosamente felice di essere al tuo fianco da 8 anni col ruolo di vicepresidente. Senti, qual è il sogno per Fidal Lombardia nel 2024? Ma il sogno è fare un comitato regionale sempre più attuale, sempre più moderno. Io ho un'idea un po' strana forse per i più, l'idea che la federazione debba essere al servizio delle società e non viceversa. Questo ci crediamo molto, quindi l'obiettivo è far diventare il comitato regionale un erogatore di servizi utili alle società sempre più, perché sono loro, quanto di più importante le società e gli atleti, quanto di più importante abbiamo come federazione. E ci crediamo e pensiamo di testimoniarlo ogni giorno. Buon Natale Gianni Mauri. Grazie.